Buongiorno. 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 Antonio, no, Massimo, no, mi scusi, non ricordo il suo nome. 2.000 euro di alimento al mese, luce e gas a parte. Ma scusi, ma lei veramente un nome non ce l'ha? Mia moglie si è portata via tutto, non ho più nulla, solo i gradi. I gradi? E sono nullatenente. Ma... buongiorno, lei come va? Non tanto bene, mia moglie si è risposata. Meglio, risparmia sugli alimenti. Ma che? Il giudice me li ha raddoppiati gli alimenti. Ma come può un giudice raddoppiare gli alimenti a sua moglie nonostante si sia risposata? E quella si è risposata con il giudice. Ti hai svegliato? Svegliato mio figlio. Ho qui il carillon. Subito si addormenta, è incredibile. Oh, si è svegliato mio. Ti metto pure il carillon. Sì. Scusi, non capisco, ma lei fa ascoltare questa musica a suo figlio per farlo addormentare? No, per tenerlo sveglio, ha detto il pediatra che deve dormire soltanto la notte. Vabbè, ma questa è una tortura. No, no, la tortura è questa. Ma la smetta, come fa a trattare suo figlio così? No, ma non è mio figlio a casa con la babysitter, tranquillo. E qua chi ci sta? Oh, figlio della babysitter. Ma questo è proprio un pazzo, guardate. Pazzo. Ma stai scema. Ma come facciamo? Io ho capito perché le vostre mogli vi hanno lasciato, perché siete due cretini. E lei perché l'ha lasciata sua moglie? Perché è un capucchione. Lo sanno tutti ormai, tutti insieme. Capucchione, capucchione, capucchione. Allora, per cortesia, calma. Ma che cos'è? Ma lasciami il balletto! Allora, come si permette lei? Allora, il mio matrimonio è finito perché è tutta colpa di mia moglie. Ecco qua, le solite ipocrisie. Si capisce, scusi, che in questi casi le colpe sono da dividere a metà, anche nel mio caso. Il 50% delle colpe è di mia moglie, l'altro 50% delle colpe è di mia suocera. Una cacacazzi incredibile. Ma sarà? Ma non so perché voi parlate così delle suocere. Io con mia suocera mi sono sempre trovato benissimo. Ah, ci va d'accordo? No, è morto primo tuo matrimonio. Si è svegliato un'altra volta. Lo so, si è svegliato. Lo prendi in braccio e ci facciamo due risate. Ma che ha pigliato un pagliaccio, mi piace. Allora. Ma che capuccione che... Cioè, appena lo vedo inizia a ridere. Capuccione! 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 Stiamo scherzando ancora, ma che state girando? Allora, per cortesia, basta, anche lì su. Ma come vi permettete? Allora. Datami, lo faccio addormentare io. Che cosa? Lo faccio addormentare io, datami. No, già è la seconda volta che me lo manda sull'altro. E non c'è due senza tre. Che significa non c'è due senza tre? No, signor! Lo sapevo! Ma che ho fatto? E che ho fatto? Ho detto non c'è due senza tre. Ma me l'ha lanciato sull'altro, perché? Che bisogno? Ci penso io, mi arrampico e me la porto giù. Grazie mille. Ma arrampico, non ce la faccio da solo. Datemi una mano. Prego. Grazie. Andate. Sto andando! Andate, mamma mia. Ecco! Eccolo! Sì! Ho visto! Attenzione che ve lo lancio! Buttate! No, scusi, non è mio figlio, è troppo grasso! Non è! Vedete se questo va bene! Sì. Vedete un po'! No, scusi! No, questo c'ha il cappellino rosso! Un altro! Vedete se potete arrangiare con questo! Questo è una femminuccia, scusi! Ma quanti bambini ci stanno lì su? Ho beccato l'uscita dall'asilo! L'asilo sull'albero? L'asilo nido! L'asilo nido! Sta piovendo, piove! L'asilo nido! L'ho trovato! Ma che capo, è pomissimo! Allora, per cortesia, lo prenda e basta! Un attimo che si è incastrato con la testa tra i rami! Mannaggia! Ecco! Sì. Attenzione, ve lo lancio! Grazie! Oh. Allora! Che nel ridicolo proprio, amici! Allora, per cortesia, mi ridia mio figlio! Ma guarda che modi! Senta, ma... E adesso cosa ne facciamo? Vabbè, se li porta tutti quanti a casa, se li cresce lei. No, e come si fa? Come si fa? Dove mangi uno che acaba tanto, mangia anche quattro con la testa normale. Scusate, ma non domanda. Ho capito, ma siamo impazziti, per favore. Non si tenga, non si preoccupi. Me li tengo, mi faccio anche un po' più là, perché magari, forse... Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Arrivederci, abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto, ecco. Scusate, chi siete? Sì, no, io lo conosco, lui è l'avvocato di mia moglie. Ah, io conosco lui, questo è il giudice che si è risposato mia moglie. Su bastardo.
Ha detto bastardo. Ha detto io bastardo. Ho sentito bastardo. Ho capito bastardo. Ha capito bastardo. Faccia attenzione, io potrei inguaiarla. Guardi che lei già si è inguaiata perché si è sposata a mia moglie. Mi ha fatto popopo. È una minaccia. Ha fatto così. È una minaccia velata. L'ho visto calmo con le parole, inguainiamo le guaine. Sì, sì. Noi siamo venuti solo per controllare se state pagando regolarmente gli alimenti. Lo diciamo. Io li sto pagando, sono senza una lira. Non so, ciso. Lei? Sì. Lei? Mi lei sta pagando il giusto? Ma assolutamente sì, ho un solo figlio, pago 1.000 euro di alimenti al mese, acqua, luce e gas a parte. Aspetti, uno, due, tre, quattro, quattro figli tieni. No, non sono da oggi lei paga 4.000 euro di alimenti al mese. È giusto, è giusto, è giusto! Ma che si faccia gli affari suoi, lei? Scusi, avvocato, ma io non posso pagare tutti questi alimenti. Come no? Si faccia dare una mano dai suoi amici, no? Cioè, fate il 33% a testa. Mille lui, mille lui. E 3.000 lei. Scusi, ha detto 33 a testa. A testa? Ma questa non è una testa, è un capocchione. Capuccio, capuccio, capuccio. Capuccio, capuccio. Comunque, sono giudice per Campaldone.